Amici sportivi, siete collegati con la palestra Palumbo di Salerno, dove sta per andare in scena l'atto finale della regular season del massimo campionato femminile di pallamano. Di fronte la PDO Iomi Salerno e l'Amatori Conversano. Le due squadre sono appaiate in testa alla classifica con 36 punti e chi vincerà lo scontro diretto di questa sera chiuderà la regular season al primo posto, cosa molto importante in ottica pool scudetto, perché avrà un punto in più nella classifica e quindi sarà avvantaggiata nel prosieguo della stagione. È uno scontro diretto che vale davvero doppio, una sorta di anticipo di playoff, con la Iomi che fra l'altro vuole vendicare anche la sconfitta della gara d'andata. E allora chiedo subito a Massimo Grisi, tifoso storico della PDO, un'impressione sulla partita che ci attende. Nicola, questa è la partita più importante della stagione regolare, in quanto si sfidano le prime due per l'attribuzione del primo posto, che poi, come sappiamo, sarà importante anche nella seconda fase per stabilire un punteggio più alto. È una partita tutta da giocare, perché noi non dimenticare che abbiamo un portiere come Monica Brusseri, che è titolare d'Italia, che oggi è fuori gioco, però sono sicuro che chi prenderà il suo posto sarà in grado di non farla rimpiangere. E infatti quest'oggi nella Iomi c'è l'assenza pesante di Monica Brusseri, che fra l'altro compie e festeggia oggi i suoi 30 anni. Proveremo a coinvolgerla anche nella telecronaca. Monica, innanzitutto auguri, buon compleanno. Grazie mille. Senti, quanto ti dispiace non essere oggi in campo? Oh, tantissimo, cioè, sento più l'ansia addosso quando non sto in campo che quando sto in campo. Cosa hai detto a Martina Iacovello, che oggi ti sostituirà? No, ho detto a Martina Iacovello perché lei è fortissima e lo sa benissimo. E ho detto in bocca al lupo tantissimo, e fai un buon regalo al mio compleanno. Sei stata con la squadra fino a pochi minuti fa, come l'atmosfera in panchina, il gruppo, insomma, come sta? Ma no, le vedo tutte quante tranquille, sappiamo cosa possiamo fare e intanto le auguro tutto il bene. Allora, grazie a Monica Brusseri, resta qui in postazione. Ti solleciteremo durante la telecronaca. Accanto a me c'è anche l'addetto stampa della Iomi, PDO Salerno, Lucia Coscia. Lucia, partita molto importante per la società, perché ovviamente il primo posto è importante in funzione playoff, ma anche in funzione Coppa Italia, perché vincendo avreste l'abbinamento forse più facile poi in Coppa Italia. Certo, è una partita che sentiamo molto, anche perché non abbiamo digerito la sconfitta nella gara di andata. Per noi è importante piazzarci in prima posizione, sia per definire la griglia per la Coppa Italia, ma anche e soprattutto perché poi nella seconda fase, nella pool scudetto, avremo diritto a 4 punti bonus, che nella mini classifica fanno sempre comodo. Allora, intanto i tifosi ricordano il compleanno di Monica Brusseri con uno striscione molto importante. Massimo, la Iomi ha pagato dazio alla nazionale, perché Monica si è infortunata proprio nello stage che ha preceduto questa partita molto importante. Ci sarebbe da aprire un'ampia discussione sull'opportunità di mettere in calendario uno stage con due amichevoli alla vigilia dell'ultima di regular season, però tant'è, bisogna adeguarsi, e la Iomi oggi comunque subisce uno svantaggio perché è bravissima Martina Iacovello, però un conto è avere due portieri importanti a disposizione, un conto perderne uno che poi è anche il titolare della nazionale. Il titolare della nazionale è il portiere più forte d'Italia, unanimemente riconosciuto da tutti, e l'inutilità di questi stage fatti prima di partite così importanti lo dimostra, oltre che il fatto che i giocatori possono infortunare. Questo può succedere, per carità, sempre, però non per una non partita, perché se ci fosse stata una partita importante della nazionale aveva senso. Intanto Salerno giocherà penalizzata oggi senza l'apporto del proprio portiere, ma poi soprattutto, Nicola, c'è da dire una cosa, che oggi non è che si decide in questa giornata solo il primo e il secondo posto, ma dal primo all'ottavo si decidono tutti quanti,
anche per una poi eventuale classifica per la Coppa Italia che succederà la settimana prossima a Casagrande. Quindi in una partita come questa secondo me è assoluta follia fare uno stage della nazionale se non ci sono partite diciamo di qualificazione per qualche torneo, quindi è un danno che in questo momento per Salerno è molto importante. Partiti in questo istante, la Iomi ha avviato il match, Iomi che attacca da sinistra verso destra con Laura Avram che dirige il traffico in cabina di regia con Ittaki, Vignukova, Coppola, Pavlik e Prast in campo con Iacovello fra i pali. La prima azione vede Vignukova andare subito al tiro e al gol, 1-0 dopo neanche 30 secondi di gioco, niente da fare per Piffer, il portiere di Conversano, sorpresa dalla conclusione potente di Vignukova. E adesso la prima replica di Conversano con Coppola che va subito a fermare fallosamente Oliveri. Fallo e dunque ancora opportunità di impostare l'azione d'attacco per la formazione pugliese allenata da Suada Semenovic ed è il pareggio segnato da Duran, 1-1 il punteggio. Con la Iomi che si riporta in fase d'attacco. Vignukova per Prast che gioca sull'estrema sinistra con Pavlik nell'abituale ruolo di ala destra, ora prova a convergere la giocatrice italo-ucraina, poi ancora Vignukova prova a partire uno contro uno, è durissimo il contatto con Laura Oliveri e c'è il 9 metri per la Iomi. Avram finta il passaggio verso Ittaki, poi serve ancora Vignukova l'apertura per Prast che mette palla per terra, si affida ancora a Vignukova il destro dalla distanza, si perde sulla traversa, entrano Diom e Belotti per Avram e Vignukova. Massimo in difesa, coach Nasta vuole un pizzico di aggressività in più. Diom e Belotti sono giocatrici di buona stazza, possono reggere l'urto di Conversano che intanto ha perso palla e c'è la ripartenza della Iom. Si sta cambiando attacco e difesa, due uomini, Belotti di Iom con Vujukova, Avram evidentemente sta pensando a una difesa più robusta e più massiccia fisicamente, considerando che la numero due del Conversano è molto forte fisicamente e quindi evidentemente si vuole cautelare di più in difesa, però poi per l'attacco c'ha bisogno della classe di Avram e della potenza della Vignukova. È bravissima Pavlik dopo il palo di Ittaki e della classe della numero 22 Oxy Pavlik che va in gol, tap-in vincente dopo il palo di Ittaki, era il secondo legno dopo la traversa scheggiata in presenza da Vignukova per la Iomi, questa volta però è stata molto attenta sul rimbalzo Oxy Pavlik a catapultarsi prima di tutte sul pallone e a scaraventare alle spalle del portiere ospite. 2-1 per la Iomi, se ne sono andati i primi 3 minuti di questa partita che vale quasi quanto una finale perché è importantissimo chiudere al primo posto la regular season proprio perché la formula del campionato premia la squadra più costante durante l'arco della stagione regolare. Conversano perde palla e allora c'è la nuova occasione offensiva per la Iomi che ha registrato la difesa dopo il gol di Duran in apertura, già due possessi senza neanche andare al tiro per Conversano. Prast prova ad infilarsi nel corridoio centrale, c'è un contatto ma soprattutto c'è lo sfondamento da parte della difesa e dunque c'è il 7 metri per la formazione di coach Nasta. Avram, 7 metri per lei e c'è il gol, Laura Avram, terza rete per la Iomi, 3-1 il punteggio. Rientra Diom, va in panchina Avram, ormai consolidata la decisione di Nasta di affidarsi a Belotti e Diom per la difesa. Belotti che adesso viene gravata di un giallo da parte della coppia arbitrale Chiarello Pagaria. Duran trova sull'ala il guizzo da parte di Oliveri ed è il gol del 2-3.
pallone che bacia all'interno del palo e termina in porta. 3-2 il punteggio per la Iomi dopo circa 5 minuti di gioco. Si sta giocando ad una buona intensità. Partita preparata nei mini dettagli dalle due panchine. Abbiamo detto atmosfera da playoff. D'altra parte ora davvero si fa sul serio, si è entrati nella fase caldissima della stagione e nessun errore è più tollerato. E Tachi per Antonella Coppola, grandissimo suggerimento mancino di Tachi per Antonella Coppola, movimento alle spalle della linea difensiva di Conversano. Massimo, un grandissimo gol. Una bellissima azione. Hanno aggirato la difesa e poi come terminale Coppola ha fatto un bel gol. Credo che questa, cioè il problema è questo, il maggiore tasso tattico e tecnico della Iomi, secondo me contro Conversano è evidente. Però non si possono prendere questi gol, Oliveri sola va in rete. C'è stata una difesa adeguata sulla parte sinistra, purtroppo stiamo patendo un po' della zona sinistra del campo, però credo che la partita sarà tirata fino all'ultimo, dico, perché gli avversari comunque sono all'altezza. Ricordiamo che all'andata, mentre Vignukova va al tiro, non trova il gol per l'opposizione del portiere di Conversano che ha sventato la minaccia. Tanto dicevo Massimo, ricordiamo all'andata la partita fu decisa negli ultimi secondi, quindi fu una partita molto tirata, molto equilibrata, e ora Conversano con Barani va a trovare il gol del pareggio 4-4. Quindi come dicevi tu dobbiamo aspettarci 60 minuti incertissimi, il più 2 di qualche istante fa è già stato cancellato, ma credo che difficilmente poi saremmo lieti se la Iomi ci smentisse. La squadra di casa riuscirà a staccare così presto Conversano? Ma io ovviamente me lo auguro, però sono convinto che questa sarà una partita tirata fino all'ultimo secondo, perché le due squadre si equivalgono e poi Conversano c'ha anche il giusto mix tra giocatrici giovani ed esperte. Prast per il 5-4. Bello schema e Prast dall'ala ha fatto un bel gol. Però vedi, Conversano è una squadra che subito va a pareggiare. Infatti Ganga è andata a pareggiare subito. Si sta alzando molto il ritmo della partita. Le due squadre rispondono colpo su colpo. Grande spettacolo in questi primi minuti. Credo che sarà una partita davvero degna quasi di una finale scudetto. Sì, è probabilmente la futura finale scudetto. L'unica cosa, l'unica par condicio che c'è stato questo raduno della nazionale, che anche Conversano ha avuto 4 giocatrici come noi convocate, certo loro non hanno avuto infortunati, però voglio dire almeno forse c'è qualcuna di loro un po' più stanco, quantomeno che non si è allenata con le compagne. Intanto Duran va a stoppare il tiro di Vinyukova, però la Iomi resta in zona d'attacco, ancora la giocatrice russa sfonda, va a tirare, c'è il fallo netto da parte di Oliveri, ci sono anche i provvedimenti disciplinari degli arbitri che sanzionano con un giallo Oliveri, però non hanno concesso alla Iomi il possesso palla. Un po' strana questa decisione. Barani dall'altra parte va giù. Monica, ci aiuti a capire nella circostanza precedente gli arbitri cosa hanno fischiato? Sembrava un fallo a favore della Iomi, invece il pallone è andato a Conversano. Sinceramente non avevo capito neanche io. E intanto Conversano in possesso di palla può cercare il primo vantaggio della partita, la squadra ospite, e lo trova con la conclusione dalla distanza da parte di Rotondo che va in gol 6-5. Mette la freccia Conversano che fino a un paio di minuti fa era sotto di 2 gol, parziale di 3-0 in pratica, dal 4-2 al 5-6. Partita però ancora tutta da giocare, da vedere, partita ancora molto giovane, se ne sono andati 9 minuti dall'inizio e ora Iomi con Pavlik che si inventa un gol con una finta straordinaria, ha fintato il passaggio, la riapertura, poi invece è andata verso il fondo. Coppola recupera il pallone, può andare via in ripartenza la Iomi con Prass che viene fermata con un fallo. C'è un altro cartellino in arrivo, questa volta a carico di Rotondo.
entra Avram, va fuori Vinukova, resta in campo Belotti. Dunque Massimo, cambia qualcosa nell'attacco, perché Vinukova ha lasciato il posto a Belotti, era il cambio che Nasta attuava in fase difensiva, ora si completa anche in fase offensiva. Sì, probabilmente ha privilegiato il fatto che lei ha fatto due o tre errori e quindi non è... l'ha fatta fermare un attimo. La Belotti è sicuramente meno potente, però probabilmente da delle posizioni da più ampia scelta, perché la Belotti può andare a fare il pivot e può tranquillamente fare anche movimento e tiro, diciamo, meno potente sicuramente, ma più preciso da tutte le parti del campo, e quindi probabilmente sta privilegiando un attimino la tecnica rispetto alla potenza in questo momento, e al fatto che la Belotti può fare contemporaneamente sia il pivot, può fare più ruoli. E allora Iomi ancora in fase di possesso palla con Avram per Ettachi, che si apre un varco, viene spinta al momento della conclusione, gli arbitri lasciano giocare, Pavlik ci prova, Murata, possesso palla ancora per la Iomi, tambureggiante azione della Iomi che cinge d'assedio i 9 metri avversari. C'è la prima interruzione, time out a 19 minuti e 9 secondi dalla fine del primo tempo, punteggio in perfetta parità, 6-6. Time out in corso alla palestra Palumbo, 6-6 il punteggio, 19 minuti e 9 secondi alla fine della prima frazione di gioco, che è partita all'insegna del grandissimo equilibrio. Lucia, partita incertissima, equilibratissima, mi sembra la sceneggiatura che tutti ci aspettavamo di vedere, insomma le due squadre si equivalgono e si stanno dando battaglia senza risparmiarsi colpi. Sì, in effetti ci aspettavamo questo testa coda continuo e sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, però se le ragazze difendono come hanno difeso bene a Palermo, credo che la situazione può avere dei risvolti positivi per noi. Torna a giocare Iomi in possesso palle, è tornata anche Vinukova per Belotti nello schieramento voluto da coach Nassa, che ha cambiato qualcosa confinando Avram sull'ala, praticamente sulla linea di fondo, e riportando Brass al centro. Pavlik, conclusione improvvisa, ci sono le mani di Piffer e anche il legno a salvare la porta di Conversano. Si resta sul 6-6, 18-40 alla fine della prima frazione di gioco. Adesso è la squadra in maglia rossa ad avere il possesso della palla, non alza il ritmo per il momento la squadra ospite. Ora prova a velocizzare la sua azione, rotondo, c'è la parata di Iacovello sul tiro dalla distanza, entra in partita anche Martina Iacovello, l'apertura per Ettachi, al ritmo controllato Prast, poi Ettachi, l'inserimento sulla zona di centrodestra dell'attacco salernitano, al momento del tiro Ettachi subisce il contatto, non il fallo secondo gli arbitri, è la seconda decisione che lascia un po' perplessi. Stanno tollerando molto il gioco fisico i due fischietti. E allora Conversano, una nuova chance offensiva. Attenzione a Durant che si gira, prova la conclusione e trova la rete. Una vera magia da parte di Durant, che nonostante la stazza, Massimo, ha dimostrato anche un grande controllo del corpo, perché si è girata in un fazzoletto e poi ha trovato comunque la coordinazione per andare in gol. Intanto c'è la replica di Plast. Questo è stato un bellissimo gol, questo di Plast. La Duran già ha conversato, ma è stata la giocatrice più forte e più in forma, quindi diciamo è stata quella che più ci ha dato fastidio. È stata anche un attimino fortunata, però sai, quando un giocatore di quella classe fa quel gol, poi pensi che sia solo classe, non fortuna. Però poi dopo Plast subito si è ripresa. Adesso insomma vediamo, la partita mi sembra assolutamente equilibrata in tutti gli aspetti. Non discordare che loro hanno la numero 4 a Barani, con una vecchia volpe quasi quarantenne e una che ha esperienza da vendere. Sicuramente però il problema principale in questo momento è arginare Duran, che è andata al gol ancora una volta, 8-7 il punteggio, con la Iomi che dà la palla dentro e la Duran subisce un cartellino giallo.
dovremmo stare un attimino più attenti in difesa, perché probabilmente l'attacco lo stiamo facendo discretamente bene, la difesa forse lascia poco a che vedere, però io credo che noi abbiamo dalle parti nostre anche una preparazione atletica maggiore, che se la partita rimane equilibrata alla fine si farà sentire molto, secondo me. E forse la Iomi ha dalla sua, ma questa è un po' una costante, mentre Taki con un fendente mancino sigla nuova parità. Dicevo, la Iomi ha anche una panchina un po' più lunga. Allora, la Iomi ha almeno, senza esagerare, 10-11 giocatrici sullo stesso livello. Il Conversano penso che abbia massimo uno o due cambi, quindi io perciò ti parlavo prima di una maggiore, perché se tu vedi adesso noi stiamo giocando in questo momento in 6-8, perché due si stanno alternando e quindi senza considerare il portiere ovviamente, e quindi diciamo anche a livello di stress fisico siamo un attimino più avvantaggiati. Recupera la palla in difesa la Iomi, riparte la squadra di Nasta, Diom per Pras che fa scorrere il pallone verso Pavlik, non si intendono Pavlik e Belotti, ma alla fine comunque la Iomi conserva il possesso palla, cioè l'invasione d'aria da parte di Barani che ha controllato il pallone laddove non si può, e dunque possesso palla Iomi con Vinukova che ha rilevato Belotti, lo scarico per Avram che ormai da qualche minuto gioca da ala, e Taki per Prast che si è spostato al centro, si incunea nell'area Prast, ma c'è fallo in attacco e dunque tutto fermo, tutto inutile. Ancora doppio cambio per la Iomi, con gli arbitri che vogliono calmare un po' gli animi. Coppola ha avuto qualcosa da ridire probabilmente con Barani. 8 pari il punteggio a metà del primo tempo, gara incerta, equilibrata, vibrante. Attenzione ora a Conversano che va al tiro con Barani, fermata da Iacovello, ma c'è il 7 metri. Giallo per Diom, e in questa occasione la difesa della Iomi è stata bucata e Diom è dovuta ricorrere al fallo. C'è anche il cambio fra i pali, entra Carmen Lambiase al posto di Martina Iacovello, c'è Duran che va alla conclusione dai 7 metri, Duran e va al gol. Cecchino infallibile, anche se Lambiase aveva intuito, non è riuscita però a trattenere il pallone. 9-8, Conversano torna in vantaggio. Iomi in possesso di palla, costretta a rincorrere. E Taki Prast, si fa vedere Avram che viene dentro il campo, Vinukova da lontanissimo, ha tirato quasi dalla Russia. Ha tirato quasi dalla Russia. Ma lei ha una prerogativa, cioè ha una tecnica di tiro, una potenza di tiro che sicuramente non è uguale nel nostro campionato. Ovviamente tu sai, Nicola, quando si ha questa cosa poi è facile prendere una traversa, e quando prendi la traversa sembra che tu abbia sbagliato. Bravissima Iacovello adesso. Anche una grandissima parata di Iacovello, che mi sembra che stia entrando in partita con una... Io penso che sia già una persona, un portiere molto affidabile. Ovviamente sai, entrare nella partita è più difficile a sostituire un mostro come Monica Brewster, però penso che si stia destreggiando molto bene. Brass per Ettachi, sotto mano, grandissimo gesto tecnico di Ettachi, grandissimo gol, e Ettachi riporta in vantaggio la Iomi, 10-9 il punteggio. 13 minuti alla fine del primo tempo, siamo nella parte discendente della prima frazione di gioco, con la Iomi che è tornata avanti ma che deve difendere ora contro l'attacco di Conversano, che ovviamente è in Duran il punto di riferimento. Rotondo si alza e tira, e stavolta gonfia la rete, 10-10. Riparte subito la Iomi, che rimette in campo Vinukova e Avram. Brast per Ettachi, mezz'aria di tirare, poi lo scarico su Coppola, stesa malamente da Ganga, c'è il 7 metri. E Ganga viene anche punita con l'esclusione temporanea per 2 minuti. Avram sul punto di battuta. È il secondo 7 metri di giornata per la Iomi,
il fischio Avram, rete 11-10. Massimo, è un momento importante perché adesso Conversano gioca con un atleta di movimento in meno sul parquet. Però fammi dare un attimino i meriti a Avram per questo rigore, perché è il secondo che batte in questo momento per una partita così importante. Il rigore sembra una scemenza, ma nella pallamano non è come nel calcio, più facile da tirare, quindi è difficile. Sì, adesso la Conversano ha 2 minuti, una ragazza fuori, è il momento di approfittare di questo break. Siamo già a 1 di vantaggio, dovremmo cercare un attimino qua di prendere qualche un po' le distanze, però insomma Conversano è dura, stanno giocando comunque bene. Va Belotti intanto che recupera palla e Tachi fermata, credo che qui il cartellino sia d'obbligo. Ha accelerato troppo i tempi di ripresa del gioco, però credo, Massimo, che l'arbitro abbia un po' perdonato la giocatrice di Conversano che ha fermato Etaghi. Diciamo di sì, diciamo che qui c'erano i 2 minuti, onestamente, fatto finta di non vedere più che perdonare, secondo me, o anche la concitazione dell'azione, perché la Sana Pavlic ha preso la palla e ha lanciato velocemente, quindi diciamo che ha anche aiutato l'arbitro a far finta di non vedere. Intanto Conversano mantiene il possesso del pallone, ovviamente ciò è funzionale al discorso che la squadra pugliese voglia mantenere il possesso per gran parte di questi 2 minuti che sta giocando con una giocatrice in meno sul campo, e ora arriva anche a tirare, a guadagnarsi il 7 metri con la numero 20 Oliveri, e ci sarà il 7 metri per Conversano con Duran sul punto di battuta. Può replicare Duran e infatti non sbaglia, 11 pari. Al momento sembra quasi Duran contro Iomi, perché se andiamo a vedere Duran, Lucia, quanti gol ha realizzato? 5, diciamo che è una giocatrice che noi già conosciamo ed è forte soprattutto nei 7 metri. Massimo, Duran si sta confermando, bocca di fuoco incredibile, implacabile, già 5 gol per lei sugli 11 di Conversano, che ora va di nuovo in vantaggio grazie a Ganga che ha percorso tutto il campo quasi indisturbata. Dare onore anche all'avversario, ha fatto un gol veramente veramente bello, ha squarciato la difesa e da segnare in tiro su con il destro, lei che è una mancina. Insomma, Iomi che non ha sfruttato appieno i 2 minuti di superiorità e ora è sotto nel punteggio solo per un attimo, perché Vinyukova ha scaldato il braccio e al suo terzo gol, mi sembra, Vinyukova. E insomma, Massimo, sta cominciando a carburare anche Vinyukova, 3 gol. Sì, infatti l'importante è questo, perché sai, avere una giocatrice che ti fa l'azione, ti porta la palla a tirare da oltre 9 metri con una precisione e una forza che quando c'entra dentro nello specchio il portiere non la prenderà mai, è importante, è un'arma importante per noi, e credo che anche la... Adesso ci sta un time out chiesto dalla squadra di Conversano su 12 pari. Comunque è una partita molto, molto ben combattuta. Io credo che alla fine, forse perché sono tifoso, quindi lo spero, verranno fuori i valori tecnici più importanti della Avram, della Pavlic e di qualcuno di nuovo. Certo, l'assenza di Pruster è un'assenza molto importante. Fammici fare anche i miei personali auguri oggi, che compie il suo compleanno, alla Pruster. Però Iacovello si sta destreggiando bene, perché la forza della Iomi in questo campionato rispetto alle altre squadre è di avere almeno 11-12 giocatori allo stesso livello, laddove le altre squadre massimo ne hanno 7-8, e quindi questa è una forza importante, è una programmazione che la società fa per non trovarsi scoperta nei casi di infortunio. Non ti scordare che noi ancora non abbiamo al 100% la Napoletano, che l'anno scorso era la giocatrice più in forma della squadra. Monica, dopo questo time out, 12 pari il punteggio, partita molto combattuta, ve l'aspettavate così? Sì, penso proprio sì, perché siamo le prime due in classificata comunque, e si aspettava una partita, penso che sarà fino alla fine combattuta. Vogliamo sapere le tue condizioni e soprattutto quando ti rivedremo in campo. Questa è una buona domanda, cioè vabbè, al momento comunque sto facendo le mie terapie e penso che settimana prossima, a metà settimana, posso esserci di nuovo con la squadra. Allora, intanto godiamoci questa partita sperando che termini nel migliore dei modi. Conversano che attacca con Barani, che riesce a difendere il possesso della palla, c'è
l'arbitro che alza il braccio e quindi è sotto passivo con Versano che deve andare velocemente al tiro. Ovviamente va da Ducan che serve Barani, arriva la conclusione, Iacovello si distende e para, poi lancia velocemente verso Pavlik, ha cercato il contropiede Laiomi. È sempre un po' un rischio, no Massimo, aprire subito il gioco, però è chiaro che Laiomi vive anche di questo. È sempre un rischio, però Laiomi ha fatto di questo una forza nel passato, probabilmente adesso le squadre avversarie stanno più attente, però sai, se questo passaggio andava, intanto tu trovavi la Pavlik sola davanti al portiere, adesso purtroppo Ganga va in gol. Ganga va in gol e vanno 13-12, anche se il tabellone è un attimo impazzito, però 13-12 per loro. E purtroppo io penso che questa partita si deciderà come a Casarano, a Conversano, nelle ultime fasi, perché la partita sarà equilibrata per tutto il match. Peccato ora, perché in attacco la Iomi ha perso palla con Ettachi, 13-12 il punteggio in favore di Conversano. Siamo negli ultimi 7 minuti e 50 di partita, c'è stato un problema al cronometro e gli arbitri devono fermare il gioco perché il cronometro era un po' impazzito. E quindi prima che succeda qualcosa di irreparabile gli arbitri hanno fermato. 7 minuti 47 secondi, 13-12 per Conversano. Massimo, Iomi che qualche minuto fa ha sprecato la prima possibilità di fuga perché era più uno con una giocatrice in più in campo, lì forse bisognava gestire meglio quella ripartenza, si è voluto velocizzare l'azione forzando forse un po' la situazione in quel momento. Sì, forzando un po' la situazione perché ci sono partite in cui è giusto forzare, però partite in cui un attimino devi stare anche tranquillo, devi capire quando è il momento di fermare un attimo l'azione, di rallentare, però sai, da noi sugli spalti è più facile parlare, però credo che proprio la forza del Conversano si è vista in quel momento in cui loro erano al di sotto di una giocatrice e con la palla gli avversari sono riusciti a mantenere il campo e alla fine adesso si trovano addirittura in vantaggio di un'unità. È brava Conversano quando perde palla a scappare subito verso la sua porta proprio per negare il contropiede da Iomi. È chiaro però che magari adesso hai la forza per farlo tra una ventina di minuti, cioè in pieno secondo tempo, a qualcuna delle ragazze in maglia rossa le gambe potrebbero cominciare a essere un po' più pesante, quindi tornare velocemente in difesa potrebbe diventare un po' più problematico. È quello che speriamo tutti quanti noi, però principalmente questa possibilità c'è perché mentre noi cambiamo in continuazione, abbiamo dei cambi molto importanti all'altezza, loro non ce l'hanno questa cosa, quindi per noi è una forza che dovremo sicuramente utilizzare. Adesso c'è un bellissimo quello della Russa Vinukova che sta facendo quello che gli viene chiesto di fare. Brava qua Belotti ad intercettare quasi il pallone diretto al rotondo. Poi c'è una protesta da parte della panchina della Iomi con gli arbitri che redarguiscono solo verbalmente Giovanni Nasta. 13 pari il punteggio con Vinukova che ha ristabilito la parità. Ma Conversano ora attacca con Ducan che perde la maniglia. Poi però il pallone arriva a Barani. Insomma c'è il gol del 14-13. Barani che nella sua esultanza ha un po' urtato, diciamo così, la suscettibilità dei tifosi salernitani, vecchi e ruggini, ma insomma è anche il bello dello sport, le rivalità si rinnovano anche quando le giocatrici cambiano maglia. Vinukova lascia di sale il portiere avversario e sigla la nuova parità. Vinukova ormai ha messo l'automatico. Sì, ormai li stanno uscendo tutti i tiri, per fortuna è entrata, ha preso le cosiddette dimensioni della porta e credo che in questo momento è l'arma che sta tenendo la Iomi a galla e competitiva rispetto alla partita che stanno facendo anche parecchi gol, Nicola, perché 14 pari dopo 25 minuti. È una partita che finirà intorno ai 30 gol, quindi è una partita anche spettacolare, anche molto bella, perché poi dimentichiamoci, al di là del tifo a noi fa piacere anche vedere una bella palla a mano. È sicuramente quello che le due squadre stanno offrendo. Iomi che forse sta accusando qualche problema proprio nel impedire a Barani di diventare determinante nella posizione di pivot. Barani è una giocatrice di esperienza, forse la giocatrice più scorretta, io parlo sempre sportivamente, del campionato, è una che ha esperienza, ha fatto mille battaglie. Ora è giusto questo sfondamento al rotondo. Sì, ora è giusto questo sfondamento. E adesso abbiamo l'attacco possiamo andare in vantaggio.
sperando che di utilizzare al meglio questa azione. Adesso non c'è fallo su Avram che resta a terra, problema alla spalla per Laura Avram. Credo sia clamorosa questa decisione arbitrale, perché Avram era in fase di tiro, era in volo. La difesa non mi sembrava corretta in questa situazione. Io rimango perplesso: quando un arbitro sta neanche un metro, evidentemente interpreta proprio diversamente l'azione, perché non ci può essere malafede quando stai a un metro, perché sarebbe troppo evidente. Evidentemente non ha visto questo fallo, che secondo me era addirittura da 2 minuti, perché fondamentalmente ha preso il braccio della giocatrice che stava tirando. Infatti, non si sia fatta male oltre adesso al danno, diciamo così, per l'infortunio Avram, che fortunatamente non sembra gravissimo, c'è stato anche il risvolto, no, della beffa, perché doveva essere un 7 metri, c'era l'occasione per tornare in vantaggio, invece così non è stato. Si riparte dal 14 pari, ultimi 5 minuti del primo tempo, partita in equilibrio, partita bellissima al Palapalumbo, con conversione Iomi che stanno onorando la palla a mano. Iomi che recupera la palla grazie all'errore in fase d'attacco di Rotondo, prova ad alzare il ritmo, la formazione allenata da Giovanni Nasta con Avram ed Etaki che portano la palla velocemente dall'altra parte. Etaki la mette per terra, ha un'esitazione fatale, perde palla, Ganga si arresta, cerca e trova il passaggio poi in profondità, ma Avram rimedia, recupera palla, la serve a Pavlik che poi fa ripartire con calma l'azione. Iomi che ha sfruttato solo in parte il potenziale tecnico di Pavlik, finora poco inserita negli schemi d'attacco, un paio di gol frutto più che altro di due giocate geniali della fuoriclasse italo-ucraina, mentre Avram colpisce dall'ala. Però si sta servendo poco Pavlik, forse perché la difesa la sta limitando, però insomma mi pare che si attacchi poco dalla parte di Oxy. Sì, sia dalla parte di Oxy che dalla parte anche di Avram quando d'altra. Però sai Nicola, è una squadra questa, in questo momento si sta basando molto sulla Vinukova, però è una squadra che vedi può avere molte diversità tattiche, sarà il momento in cui si attaccherà dalla parte di Oxy e dalla parte di Laura Avram, e in cui noi poi avremo altre soluzioni che probabilmente il Casarano non c'ha. Il Conversano ha dalla sua forse più di noi determinazione, forse ha più determinazione, più cattiveria e più voglia in questo momento, però spero che il nostro invece tasto tecnico sia poi dopo alla fine quello che vincerà. Allora, arbitri che continuano ad essere protagonisti di decisioni quantomeno dubbie, panchina della Iomi imbufalita anche per questa decisione, ed ora ci sarà un 2 minuti per Belotti, e quindi Iomi che ha un gol di vantaggio ma una giocatrice in meno sul terreno di gioco, e praticamente la parità si ripristinerà dopo l'ultimo minuto, perché mancano 2.55, quindi gli ultimi 55 secondi saranno giocati a parità numerica. Conversano in attacco, arriva la conclusione di Yukan smorzata dalle mani del muro della Iomi. Azione molto importante per la PDO Iomi Salerno, che resta in vantaggio di un gol, può gestire l'inferiorità numerica avendo il vantaggio del possesso, e quindi ovviamente può anche abbassare i ritmi fin quando gli arbitri non alzeranno il braccio per indicare il passivo. La Iomi potrà tenere palla. Avram per Coppola che si è spostata all'ala, ovviamente non avendo il pivot la Iomi cerca di gelare, di congelare il possesso palla. Ora entra Vinukova per Antonella Coppola. È chiaro che nel momento in cui si dovrà andare al tiro, Nasta si affiderà a Vinukova. Lo fa la giocatrice russa, forse affrettando un po' i tempi. Comunque il primo minuto di inferiorità numerica è trascorso. Mancano meno di 60 secondi adesso, il momento in cui le due squadre torneranno in parità. 1.45 da giocare. 15-14 Iomi col tabellone che ogni tanto si diverte a fare le bizze. Gran difesa di Etaki sul tiro sferrato da Ganga. 1.30 da giocare. Iomi che stringe i denti negli ultimi 90 secondi del primo tempo, che cominciano con Conversano in avanti con una giocatrice in più sul campo. Attenzione adesso all'inserimento dall'ala con Oliveri, fermata da Iacovello che poi non riesce a ripetersi su Chiarappa. Però Iacovello in precedenza, Massimo, aveva compiuto un grandissimo intervento.
I miracoli sono degli altri punti, aveva fatto una bellissima parata. Noi secondo me dovremmo in questo momento gestire con più tranquillità i due minuti, anche se ormai la giocatrice gli sgoccioli. Infatti ora siamo 7-7. Secondo me avremmo dovuto gestire un attimino con più tranquillità e probabilmente mantenere il vantaggio, perché comunque andare a riposo con un vantaggio è sempre meglio. E adesso siamo in attacco, cerchiamo di gestire quest'ultimo attacco e poi finalizzarlo. È importantissimo chiudere il primo tempo in vantaggio almeno di un gol. Vinyukova si alza e buca ancora le mani di Piffer, centrando il 7 alla sinistra del portiere di Conversano. 16-15, ultimi 20 secondi del primo tempo. Gli uomini che difende, Conversano che prova a rientrare in parità negli spogliatoi. 16-15, 10 secondi. Si sgancia dalla linea difensiva Prast per bloccare l'azione di Conversano. Attenzione, pallone che arriva a Chiarappa e c'è il gol proprio sulla sirena. Incredibile, una palla vagante, Chiarappa è stata velocissima a affiondarsi sul pallone. 16 pari dopo il primo tempo, ci sentiamo per i secondi 30 minuti. Tutto è pronto per il secondo tempo che scatta in questo istante dopo i primi 30 minuti di gioco. Perfetta parità, 16-16 fra Viomi e Conversano. Lucia, non so se hai avuto modo di andare negli spogliatoi, però credo che Giovanni Nasta abbia chiesto alla squadra di accelerare ulteriormente, perché Conversano è un avversario durissimo, lo si sapeva, ma dopo i primi 30 minuti la Viomi non è riuscita ancora a scrollarselo di dosso, quindi per evitare un finale al cardiopalma credo che il tecnico abbia chiesto alla sua squadra uno sforzo maggiore proprio inizio ripresa. No, non sono andata negli spogliatoi, però conoscendo Giovanni sicuramente avrà chiesto maggiore concentrazione. Le ragazze sicuramente risponderanno al richiamo di Coccerasta. Intanto risponde Rotondo per Conversano, 17-16. Massimo, prima azione offensiva e subito gol per Conversano. Insomma, la partenza non è stata delle migliori. Lo so, vabbè, però erano partiti loro con la palla, quindi hanno battuto loro nel centro. Nicola, il primo tempo penso che abbia detto che è una partita che ti giocherà fino alla fine, laddove ci sarà. Io un po' con cattiveria, in maniera antisportiva, spero che abbiano un calo fisico importante loro per poter... Che Vinyukova continui, perché sta davvero bersagliando la porta avversaria. Infatti ha fatto il pareggio, il 17° gol, mi pare il 7° suo personale, facendo il suo tiro forte nel 7, che per un portiere è quasi impossibile. È rimasta in campo anche nell'azione offensiva Belotti, forse Nassa adesso vorrà dare un po' di continuità ad un 7, ad una formazione. Intanto trova il gol dopo qualche minuto in cui era rimasta silente Durant. Gol del 18-17 per Conversano. Partita che si gioca davvero sul filo dell'equilibrio. A questo fosse una partita di calcio diremmo l'episodio potrebbe deciderla. Nella palla a mano non c'è tanto margine per gli episodi, però questo palo è un po' un episodio, insomma, sfortunato quello di Vinyukova. No, però vedi, il palo è il palo, oppure il set per un centimetro. Purtroppo quando tu fai tanti tiri è anche normale che lo sbagli qualcuno. Ovviamente quello che ti farà poi la differenza è la percentuale. Se la percentuale è abbastanza alta fa la differenza, però lei ci capisce che è stata presa per fare questo, per tirare, e meno sbaglia e meglio la sua prestazione, migliore la sua prestazione. Se ne sono andati i primi 2 minuti e mezzo del secondo tempo. Conversano ha il pallone e il vantaggio di un gol, 18-17. La squadra ospite in attacco con Rotondo che si appoggia a Ganga, poi ancora Dugan per Ganga, grandissima Iacovello, poi Barani ci prova ma è invaso. Si ferma il gioco perché Barani ha colpito un avversario. Sottolineerei però, Massimo, la gran parata di Iacovello, perché Iomi Salerno ha rischiato in questo momento di andare sul meno 2 e non è così, proprio perché Iacovello ha fatto una parata strepitosa. Bravo, infatti Nicola, esistono delle parate belle esteticamente e delle parate importanti. Questa è stata una parata sia bella che importante, ma soprattutto importante, perché per una partita così equilibrata un break di 2 o 3 punti potrebbe essere molto
psicologicamente potrebbe essere molto deleteria. Ha fatto una parata importante sia come qualità tecnica sia nel momento importante. Ha dovuto steccare un dito, diciamo così, il pollice della mano sinistra. Però diciamo che se la sta cavando molto bene, sta assolvendo in pieno il suo compito. Lucia, non vediamo più Monica in postazione vicino a noi. Ha cambiato raggio d'azione probabilmente per motivi scaramantici, forse vuole seguire da presso la partita, però intanto Iomi che deve rincorrere. Nel primo tempo è quasi sempre stata in vantaggio, non è mai andata sotto di due gol, rischiava di andare sotto di due nell'azione precedente. Molto brava Martina nello sventare la conclusione di Gang. Sì, Martina non è mai stata sottovalutata, per noi comunque un portiere di prima linea come Monica. Gran gol di Ettachi intanto. Conclusione di Ettachi. No, ci aspettiamo comunque che le ragazze rimontino di misura. Ed ecco Coppola. Coppola vola in contropiede, nuovamente in vantaggio la Iomi. E questa volta Massimo il contropiede ha funzionato. Questa volta il contropiede è stato perfetto, bel lancio, bel gol, ma soprattutto più uno. Grande momento della partita per la Iomi, prima il pareggio con Ettachi, poi il gol del vantaggio con Coppola in contropiede, proprio quello che vuole coach Nasta. Gol in velocità, proprio per sfiancare anche fisicamente con Versano, che ora deve rincorrere e si affida a Ducan. Poi l'incrocio con Rotondo. La sterzata, il tiro e il gol del 19 pari. Grande reazione di Conversano in un momento che era un po' negativo, ma la squadra pugliese ha fatto capire di essere squadra di alto rango. Coppola dopo la traversa colpita da Ettachi. Qui non so fino a quanto dare dei meriti al portiere e quanto invece magari dire che Coppola poteva fare di più. Probabilmente Coppola poteva fare di più, sicuramente la poteva schiacciare la palla, però sai, in quel momento lei ha fatto un tiro fortissimo, non mi sento di dire che ha sbagliato, poteva fare di più come hai detto tu. Insomma, Piffer ci ha messo le mani dopo la traversa di Ettachi, la gran parata su Coppola, resta il rammarico per aver perso l'occasione di tornare in vantaggio. Ducan scivola ma serve Rotondo, pallone che non esce dalle mani della giocatrice con la maglia numero 5 per l'esposizione fallosa di Vignukova, che adesso viene impiegata anche in fase difensiva con più continuità. Ducan per la conclusione dal limite, parata da Iacovello, poi Belotti per Vignukova, passaggio a tagliare il campo per Avram che va in campo aperto, serve Coppola che si riscatta. Grandissimo gol questa volta di Coppola, si è subito riscattata come fanno le giocatrici, che recupera poi palla velocemente. Attenzione Massimo, momento di trans agonistica per Antonella Coppola che scatena in ripartenza Vignukova. Molto bravo il capitano. Sì, evidentemente ha reagito da capitano qual è al piccolo errore che ha fatto prima e diciamo si è più che ampiamente riscattata. E gol e poi recupero. Che in questo momento ci sia l'ambiente e il morale adatto per cercare di fare un break per portare in porto la partita, speriamo che vada così. E infatti cresce anche l'incitamento del pubblico della Palumbo, 24 minuti da giocare, 20 e 19 per la Iomi che attacca. Avram forza il passaggio per Coppola, c'è il fallo e Barani non vincerà il premio di giocatrice più simpatica del campionato. No, penso che il premio simpatia non l'ha mai vinto da quando è nata, però probabilmente lei giustamente fa anche, guardiamolo un attimo dalla parte sua, fa gli interessi della sua squadra e qualche volta un po' di cattiveria agonistica serve sempre, anche servirebbe anche qualche volta la Iomi. Iomi che adesso ha 9 metri e penso che voglia provare subito la conclusione con Vignukova, anche perché gli arbitri hanno alzato il braccio e quindi Iomi sotto passivo. Vignukova per Belotti, grande schema, grande gol, si è aperta la difesa davanti al tentativo di Vignukova, tutti pensavano al tiro, dall'altra parte Ducan viene fermata col fallo, gran giocata della Iomi. Si aspettavano tutti il tiro della Vignukova e erano sorpresi con un bellissimo schema. Bene che entri in partita anche offensivamente Belotti, perché finora non aveva mai praticamente provato alla conclusione. Gol anche per lei molto importante per il più 2. È importante anche perché abbiamo un mini break, due gol avanti che garantiscono un attimino di tranquillità in più. Speriamo di,
di mantenere questo vantaggio fino alla fine. Ora rotondo per Conversano, contatto con Belotti che si lamenta, colpo alla gola praticamente. Attenzione ora all'attacco di Conversano, Barani fermata con le maniere forti da Belotti e Rettacchi, si stringono le maglie difensive della Iomi. Coach Nasta chiede massima concentrazione in difesa in questo momento della partita, che può essere quello decisivo, con Versano che non gestisce benissimo il pallone. Infatti Tacchi lo recupera, Coppola, palla in contropiede, Coppola, più tre Iomi, e ancora il contropiede massimo, ed è sicuramente l'arma in più della Iomi. E questo è importantissimo, infatti vedi che Conversano ha chiesto il break, il time out. È molto molto importante questo gol perché ti porta a più tre. È il famoso break che ti ho detto qualche minuto fa, che c'era tutto l'ambiente, sia da un punto di vista del tifo intorno che la carica delle ragazze per fare un break. Speriamo che questo break lo sappiano gestire bene, perché è sufficiente secondo me per portare avanti. Lucia, break nel nome di Antonella Coppola, un gol in contropiede per il più 3, capitano che nella ripresa sta entrando definitivamente in partita. Sì, io credo che proprio alle giocatrici di punta della Iomi sia stato chiesto di essere più lucide, più concentrate, e stanno rispondendo bene. C'è stato un time out sul campo chiesto da Conversano, la panchina ospite ha capito che si trattava di un momento delicato per la squadra in maglia rossa, ha voluto fermare la partita che stava andando tutta dalla parte della Iomi, che ha 3 gol di vantaggio a 22 minuti e mezzo dalla sirena. Non è ancora il momento di tirare le somme, di cantare vittoria, però insomma 3 gol sono un patrimonio prezioso da incrementare piuttosto che da conservare, perché manca ancora troppo tempo e non si può gestire sicuramente questo vantaggio, ma bisogna cercare di incrementarlo. Attenzione ora alla replica di Conversano, super Iacovello Massimo, ancora una volta una parata importante perché ferma l'attacco di Conversano, consegna alla Iomi un pallone importante sul più 3 con Avram che lo può amministrare. Queste sono le parate che dicevo prima che valgono un gol, la parata importante nel momento importante, perché se noi riusciamo ad andare a più 4 e insomma, e siamo usciti ad andare gran a gran gol di Vignukova che ha preso proprio il 7. Siamo riusciti ad andare a più 4 e quindi voglio dire la squadra adesso sta andando in una certa linea, probabilmente la stabilità di cui parlavi tu ha fatto il suo effetto, cambiare 2 persone contemporaneamente era una cosa non molto felice nel primo tempo, e la stabilità di cui parlavi tu prima ha portato anche una tranquillità maggiore alla squadra e soprattutto una forza maggiore. Oliverira all'altra parte per il 20-23. Iomi che resta comunque con 3 gol di vantaggio. Credo Massimo che in questo momento della partita la Iomi stia trovando terreno fertile anche dal punto di vista della capacità di accelerare il ritmo del gioco. Conversano rispetto al primo tempo fa un po' più fatica quando la Iomi imprime queste accelerazioni violente alla partita. Nicola, avevamo letto fino ad ora più o meno bene la partita, perché parlavamo anche della freschezza atletica nostra che sarebbe stata maggiore rispetto a probabilmente il Conversano, che sta cominciando anche a pagare dazio alla stanchezza. Noi siamo più freschi da questo punto di vista, però stiamo giocando molto meglio, la squadra tiene e sta dimostrando forza, carattere, tattica, tecnica, adesso sta dimostrando. Attenzione più, perché Ducan però non è affatto morta, va in gol dopo l'errore in attacco e va a segnare il gol del 21-23. Resta a terra, c'è stato un giallo combinato alla panchina ospite, però insomma Massimo, Conversano non è assolutamente dare per spacciato. Non illudiamoci neanche lontanamente che Conversano è morto oppure la partita sia finita, però è importantissimo avere questo più 2 che ci porta a gestire molto meglio la nostra. In un attimo hanno fatto 2 gol, eravamo più 4, quindi bisogna stare attenti, sono forti, sono fortissimi anche loro, però noi abbiamo trovato la quadratura del cerchio rispetto al primo tempo, siamo più fortini. Allora si riprende con la Iomi in attacco, avanti 23-21, un minuto e mezzo fa era avanti di 4 gol, ovviamente nella palla a mano si fa presto a dilapidare un patrimonio di 3-4 gol, un paio d'azioni sbagliate e l'avversario ti torna sotto. Infatti Conversano ha dimezzato lo svantaggio, ma la Iomi ha comunque la palla e può gestire e incrementare questo vantaggio. È peccato perché stavolta grandissima giocata
in attacco dell'Iomi con Coppola che non ha trovato il gol. Però insomma l'azione era stata molto bella. È chiaro che però dove c'è la medaglia, Massimo, è che gol mancato, sebbene al termine un'azione ben congegnata, ti impone adesso di difendere alla morte, perché altrimenti con Versano ti ripiombe a meno uno. Certo, così come aveva fatto molto bene prima Coppola, adesso ha peccato un po' di presunzione volendo angolare troppo il tiro, però... Brava però Avram a tenere in difesa sull'iniziativa di Ganga. Si riparte con l'Iomi che giustamente gioca con intelligenza, non forza subito. Attenzione ora l'Avram per Coppola, ancora Laura Avram per Ettachi, entra Ettachi e realizza il gol del 24-21. Quando gestisce il pallone con intelligenza, l'Iomi poi trova il varco. Ma io penso che il gioco non può prescindere dal passare tra le mani di Avram, perché comunque è lei che sa dare i tempi, i ritmi, sa vedere la parte, l'avversario, la compagna smarcata meglio, tanto è vero che poi ne beneficiano le altre. Adesso ha preso benissimo l'Ettachi ha fatto un gol molto bello e molto importante, quindi insomma giocatrici come la Avram devono giocare, devono stare al centro dell'azione. Ancora la difesa dell'Iomi sale in cattedra, pallone recuperato e a meno di 19 minuti dalla fine l'Iomi è avanti di 3 gol, ha il pallone fra le mani, situazione invitante per cercare di riportarsi a più 4, che è stato il massimo vantaggio toccato solo qualche minuto fa sul 23-19 dalla squadra allenata da Giovanni Nasta. Ettachi scambia con Avram, poi Coppola prova la partenza 1 contro 1, cerca la linea di fondo, voleva il fallo, lo ottiene. Si riparte da Belotti, Avram cerca ancora Coppola, palla centrale per Avram, poi lo scivolamento verso sinistra per Ettachi, stavolta ha forzato un po' la conclusione, soprattutto ha cercato un colpo ad alto coefficiente di difficoltà. Sì, anche perché era sola davanti al portiere, però purtroppo le giocatrici ogni tanto, voi perché probabilmente ha sentito più sicuro questo tiro, però lì si tira di forza a terra, si schiaccia e si va più qua, va più quattro. Non è stato così nell'occasione, però la Iomi ha più 3, soprattutto nelle ultime azioni ha stretto le maglie difensive, costringendo Conversano a forzare, come in questa occasione, che scatena il contropiede, Pavlik! Ancora un gol in contropiede, un gol che ci voleva per il nuovo più 4. Sì, e dare la palla a Pavlik, che come dite lei cassaforte, infatti arriva e segna senza difficoltà. Adesso questo break più 4 penso che sia un break decisivo in questa partita. Non siamo ancora a metà del secondo tempo, però insomma più 4, il palo di Yukan, segnali positivi per la Iomi Salerno, 25-21, 17 minuti alla fine. Coccionasta catechizza Laura Avram, che è un po' la mente, il faro del gioco della squadra salernitana, che ora ovviamente comprensibilmente abbassa i ritmi della partita. Più 4 Massimo, giustamente, non bisogna forzare. Lo so, adesso bisogna anche saper avere la capacità di gestire, perché le partite si vincono anche gestendo. Fortunatissima qui Ettachi, si era ritrovato il pallone tra le mani, era tu per tu col portiere, ha provato la conclusione, sembrava gol fatto, non è stata così, ha centrato il palo, però dall'altra parte Iacovello ha segnato il gol che non ha segnato prima Ettachi praticamente. Queste sono le parate che valgono un gol, forse questa qua ne vale anche 2 di gol. Iacovello sta facendo una partita strepitosa, ha avuto qualche piccola indecisione i primi 4-5 momenti, ma adesso sta giocando in maniera eccezionale. Lucia, quasi metà partita, direi che Iacovello sta mettendo la firma su questo più 4. Sì, sono davvero contenta per Iacovello, che si sta esprimendo come ci aspettavamo, e più tempo passa, più gioca e più veramente ci sta sorprendendo. Credo che adesso le ragazze abbiano recuperato anche concentrazione e lucidità rispetto al primo tempo e non stanno sbagliando un colpo. Speriamo che continui così e che riusciamo a mantenere questo vantaggio. Un vantaggio prezioso, anche perché siamo ormai a metà del secondo tempo. Yugana va a segnare 25-22, però insomma Salerno è a più 3, mancano 15 minuti e mezzo, situazione vantaggiosa, molto importante per la Iomi ritrovare subito il più 4 con questo nuovo possesso offensivo con Belotti, che adesso gioca un po' da riferimento in cabina di regia, con Avram che si è defilata nel ruolo di ala,
contatto falloso per la numero 7 di Conversano, Fanelli, che colpisce Etachi al volto. Un colpo che comunque non dovrebbe estromettere Etachi dalla partita, infatti tutto a posto, insomma tutto a posto, ha sentito il colpo, però resta regolarmente al suo posto in campo. Massimo Coccinasta ha cambiato un po' le posizioni delle giocatrici, con Avram che è tornata sull'ala come ha fatto in una parte del primo tempo, Belotti che gioca da riferimento centrale. I pali continuano ad essere una costante per l'attacco Salerno, dopo Etachi, dopo Vignocova, anche Pavic fa la conoscenza dei legni della Palumbo in questa giornata. Purtroppo questo non è una cosa a nostro favore, di questo siamo molto sfortunati, abbiamo preso una marea di pali, però purtroppo il palo sta là, deve essere bravo a non colpirlo e fare gol, però diciamo che un poco di fortuna un po' in più da parte nostra non guasterebbe, anche perché i pali dall'altra parte non ne prendono e quindi siamo, diciamo, in credito noi con la fortuna. Seguiamo questo attacco di Conversano, attenzione a Ganga che entra in area di forza. Ci saranno i due minuti per Rafik Etachi, no, per Belotti. Belotti è il secondo due minuti per lei in questa partita. E dunque Salerno con una giocatrice in meno sul campo per due minuti, i prossimi. E Conversano che da meno tre può approfittarne, vediamo se riuscirà a ricucire lo strappo. Ovviamente ha bisogno di andare subito al tiro per giocare più tempo possibile col vantaggio numerico, però Massimo ci dà una mano la formazione ospite gestendo malissimo questo pallone. Credo che coach Nassa non potesse augurarsi di meglio. Sì, adesso dobbiamo essere noi bravi a gestire, perché non dobbiamo avere fretta di andare a concludere, stiamo con un giocatore in meno e dobbiamo cercare di giocare tranquillamente. Sai, la Belotti, io non sono neanche convinto che l'avesse fatto lei il fallo, perché mi sa che l'arbitro lì ha chiamato più un fallo di confusione che un fallo reale. C'era il fallo, però probabilmente non era due minuti, non era neanche della Belotti ma dell'Etago. Però intanto perde palla anche Pavlik, scivolata, poi gli arbitri fermano tutto, non è valido il recupero di Coppola. Intanto il primo minuto con l'inferiorità numerica da fronteggiare se n'è andato, ne resta un altro. Conversano ha sciupato la prima opportunità offensiva. Seguiamo questo nuovo attacco della formazione pugliese che è sotto di tre gol, mancano 13 minuti alla fine della partita. L'inserimento di Oliveri, c'è il 7 metri per il fallo di Coppola, vediamo se arriverà anche il 2 minuti, sembra di no. Entra Lambiase al posto di Iacovello. Momento delicato della partita. Attenzione ora a Duran sul punto di battuta, 7 metri per lei. Lambiase fra i pali, non te la fare. Duran va in rete. 8 gol per Duran. 9 con questo. 25-23 più due Iomi, tra una decina di secondi tornerà in campo Belotti, quindi si giocherà di nuovo 7 contro 7. Ci siamo quasi ormai. Etachi per Avram, forse un po' la conclusione, forse. Intanto l'ultimo tocco è della difesa e quindi resta in possesso di palla la Iomi. Rientra Belotti, 7 contro 7, 6 giocatrici di movimento a testa sul parquet. Etachi in avanti, il passaggio per Belotti, stoppata da Barani con un fallo, e ci sono anche i due minuti per Barani. Un'ovazione per i due minuti di Barani. Sì, ci stanno tutti, perché è andato a colpire la mano della giocatrice, nel caso Belotti che stava tirando, e più da fischi da tutte le parti. La giocatrice non è certo simpatica, ma decisione degli arbitri giustissima, 7 metri dell'Avram che ha fatto già due gol prima, speriamo che faccia anche questo gol, giocatrice. Purtroppo Massimo siamo stati smentiti, stavolta è brava Piffer,
Lucia, primo errore dei 7 metri per la Iomi, peccato, poteva essere il più 3 con l'uomo in più, invece Conversano resta in partita. Peccato, sì, però Laura comunque ha già messo in rete 3-7 metri. Io sono fiduciosa, credo che comunque la rimonta sia ancora possibile, sempre di più per la Iomi. Allora, 25-20 del punteggio, 11 e mezzo da giocare, con Conversano che ci prova, ma Iacovello ha abbassato la saracinesca ormai definitivamente. Si resta sul più 2 con Salerno che torna in possesso di palla. Certo, un pizzico di rammarico c'è per il 7 metri non trasformato dalla Lavra, ma insomma fa parte del gioco e bisogna subito pensare all'azione successiva. E Pavlik questa volta non trova la porta. È un po' una notizia, Massimo, che Pavlik dalla sua mattonella non abbia segnato. Probabilmente, essendo troppo decentrato, ha provato il colpo basso quasi imprendibile per il portiere. Però Nicola, purtroppo questi colpi qua possono anche non andare. Io direi di non abbassare la guardia, perché abbiamo solo 2 gol di vantaggio e il Conversano è squadra dignosa che non molla mai e con grossa voglia di vincere, perché non dimenticare che sono in campo con le ragazze iniziali, non hanno fatto cambio, non hanno fatto niente. Quindi noi adesso siamo atleticamente, secondo me, più forti, dobbiamo non mollare e cercare di approfittare la nostra superiorità atletica. Intanto Duran ci prova, subisce il fallo, ovviamente Conversano punta anche a far trascorrere il tempo per tornare in parità numerica senza aver subito gol, finora c'è riuscita la formazione ospite, ora però Duran sparacchia questo pallone, fortunatamente per la Iomi nessun danno, è chiaro che però la squadra di Nasta ha l'obbligo in qualche modo di andare in gol con l'uomo in più e ci riesce con Vinukova. Massimo, ci voleva questo gol perché si ritorna più 3 e soprattutto si dà un colpo importante al morale di Conversano. Anche perché è rientrata la Barani, non è passato 2 minuti, quindi penso che questo gol sia importante. Adesso bisogna gestire, perché questa partita va gestita, in quanto il Conversano non molla mai, però noi siamo, fammelo dire, siamo più forti, quindi questa partita la dobbiamo per forza vincere. Più 3, meno di 10 minuti alla conclusione, 26-23 il punteggio, con Duran che serve Ganga, fermata da Vinukova che ora anche in difesa viene sollecitata e si sta segnalando per una grande aggressività. Rotondo in fila Iacovello, meno 2 Conversano che non molla, 26-24. Massimo, nel secondo tempo non ha mai messo piede in campo, se non sbaglio, Prast, che era partita titolare. Infatti nel secondo tempo penso che abbia fatto cambi solo per condizioni di necessità, ha messo 6 giocatrici in campo più portiere e quelle sesta mantenente. Questo Belotti si procura il 7 metri. Tanto 7 metri da parte nostra. 2 minuti. 2 minuti anche. Che comunque stanno, diciamo, spezzando le reni agli avversari. Un po' la nostra strapotenza, un po' la nostra cosa. Spero che adesso ci sta Pavlik dopo l'errore dell'Avram e la Pavlik sta sui 7 metri. Speriamo bene, non vorrei dire niente perché prima ho detto che segnava sicuramente Avram e non è successo così. Speriamo, adesso sta per tirare il portiere loro, anche un buon portiere, penso abbia fatto anche qualche categoria nazionale. Allora Pavlik, una finta e gol, più 3 di nuovo. Più 3, quindi stiamo facendo un gol da una parte e un gol dall'altro, intanto il tempo si assottiglia, mancano 8 minuti e 40, 27-24, penso che andando avanti così possiamo gestire tranquillamente la partita fino alla fine. 27-24 Iomi, mancano 8 minuti e mezzo alla conclusione, c'è il tiro fuori, però attenzione, c'è il 2 minuti ancora contro la Iomi, contro Belotti, terza espulsione, quindi rosso definitivo per Belotti che lascia la partita con 8 minuti e 28 da giocare. Belotti non potrà più mettere piede sul terreno di gioco per questa partita, potrà entrare al suo posto dopo i 2 minuti prossimi un'altra giocatrice, dovrebbe essere Di Om a questo punto, anche se non ha ancora svestito la tuta. No, 2 minuti comunque deve stare. Sì, 2 minuti ovviamente resterà fuori, poi vedremo se entrerà Di Om, se entrerà Pras, una delle due, insomma tornerà sul terreno di gioco. Belotti lascia il campo e a questo punto si prepara Pras dopo i 2 minuti
previsti dal regolamento con l'inferiorità numerica, la Iomi metterà sul terreno di gioco la giovane giocatrice altoatesina. 27-24 il punteggio in favore della squadra di casa. Attenzione, passi e dunque recupera palla la Iomi. Massimo, non voglio vendere la pelle dell'orso, insomma, con anticipo, però mi sembra che Conversano abbia un po' abbandonato dal punto di vista psicologico la partita, qualche errore di troppo in questo momento, segno anche di stanchezza. Ma io penso soprattutto Nicola segno di stanchezza, perché comunque la partita per loro è difficile, loro non hanno cambiato la giocatrice dall'inizio, che ci dà caso. Quindi sale alto l'incitamento del pubblico della Palumbo, proprio a sottolineare il momento decisivo della partita. Sì, sotto richiesta di Abram, che ha incitato il pubblico a tifare, anche le ragazze probabilmente hanno bisogno di noi. E comunque credo che la palestra, cioè il pubblico della palestra dei Cavalleggeri Guida sta reagendo molto bene, la palestra Palumbo stanno facendo tifo, li stanno sostenendo, ma loro stanno anche mettendo l'anima in campo, stanno giocando bene. Conversano purtroppo per loro ha solo 6 giocatrici oltre a portiere, quindi non ha cambi rispetto a noi che possiamo alternare. A noi va fuori la Belotti, entrerà la Prasso e la Diomme, che sono giocatrici assolutamente equivalenti, quindi credo che questa partita gestita bene a 8 minuti esatti dalla fine può portare a una conclusione in nostro favore, anche perché onestamente è quello che stiamo vedendo in campo, per quello che è stata la partita fino a mo, noi strameritiamo di vincere. Conversano avversario degnissimo, per carità, sicuramente il più forte, però comunque siamo più forti. Lucia, Iomi che forse ha prodotto il massimo sforzo e ha ipotecato la vittoria, 8 minuti alla fine, più 3, palla in mano, situazione propizia. Beh, come sai, però nella palla a mano c'è questo break di più 3, non è facile da gestire, 8 minuti sono lunghi, speriamo che le ragazze reggano il confronto e sono sicura che ce la metteranno tutta. Sarebbe importantissimo segnare, addirittura con la inferiorità numerica ci ha provato Avram, però non è stata precisa nella conclusione, forse anche un po' affrettata. Comunque, insomma, Iomi che ha 3 gol di vantaggio, 7 minuti e 30 alla fine, partita che Conversano proverà a riaprire producendo il massimo sforzo con questa azione offensiva. Vedremo se sarà coronata da successo. Intanto la Iomi difende con grande tenacia nonostante l'inferiorità numerica e Iacovello ancora una volta chiude la porta. Veramente oggi, Lucia, Iacovello, che vediamo incitata dietro la porta anche da Brusser, sta facendo una partita superlativa. Sì, Iacovello è in gran spolvero, veramente superlativa, ma vedo Monica che si è nascosta dietro la porta di servizio perché naturalmente non ce la faceva a stare qui, lei non è abituata a sedere in tribuna e da lì si sente molto più vicina alle sue compagne. Avram va vicino al gol, chiedeva il 7 metri, c'erano gli estremi, gli arbitri non sono stati dello stesso avviso e allora Conversano va dall'altra parte ma sbaglia tutto. Massimo, mi sembra che anche Duran abbia menato bandiera bianca, insomma. Duran sta passeggiando in campo, evidentemente le energie fisiche le ha spese tutte, sta giocando in maniera molto... Entra Prast per ricomporre la parità numerica. Intanto Conversano ha messo la numero 20 in marcamento a uomo sulla russa Vinikova, probabilmente per impedirle i tiri da fuori come spesso succede, ma noi abbiamo tante altre risorse. Abbiamo Pavlik che va in gol. Come la Pavlik in questo momento, la Avram, la Itachi, tutte quante, quindi siamo tranquilli. Mi puoi bloccare la Vinikova, ma devi bloccare anche le altre 5 se vuoi fare qualcosa. E infatti la difesa 5-1 di Conversano non ha prodotto grossi risultati. Salerno che torna al massimo vantaggio di 4 gol a 5 minuti e 50 dalla fine. Siamo davvero nel momento clou con la Iomi che ha accelerato, ha messo la sesta marcia nel motore, forse anche la settima, e adesso viaggia sulle ali dell'entusiasmo con in più l'apporto trascinante e calorosissimo del pubblico di casa. Coppola stoppata, però si conserva il possesso della palla e questo è molto importante perché il tempo scorre e ce n'è sempre di meno a disposizione di Conversano. 5 minuti alla fine, Iomi 28, Conversano 24. Iomi ad un passo dalla vittoria, un passo dal primo posto al termine della regular season.
sarebbe ovviamente un risultato importantissimo, un premio meritatissimo. Fermano tutti gli arbitri, riparte l'azione di Conversano e Tacchi però è molto bravo a rallentare Barani nella circostanza. 4:50 alla fine, 28-24 per la Iomi. Pallone a disposizione di Conversano, rotondo per Ganga. Avram va a marcare più da vicino adesso Duran, che è un po' scomparsa in questa fase della partita. Recupera palla ancora la Iomi, prima Coppola, poi Prast, passaggio per Vinukova. Avram mette palla per terra, incrocia Coppola che si gira, prova la conclusione, c'è la parata ma credo prima ci fosse anche un fallo. Gli arbitri non sono stati dello stesso avviso. Baran dall'altra parte per Duran e stavolta c'è il gol. 28-25, 4 minuti alla conclusione. Arbitraggio che però Massimo lascia qualche perplessità, perché su Coppola in precedenza più di un contatto sospetto c'era stato. Sì, probabilmente chissà si era liberato al tiro, non lo so, hai ragione, gli arbitri sono un po', però non è che stanno danneggiando in modo particolare la partita comunque rimane tirata, però credo che ormai la superiorità della Iomi alla lunga è venuta fuori anche in maniera distinta. Adesso l'Avram ha fatto un'azione che solo lei sa fare, l'autentica campionessa, e ha fatto un gol stupendo ma anche importante, perché ha portato a più 4, sì, dico bene la differenza, siamo 29-25 a 3 minuti e mezzo dal termine. Ora però esce Vinukova 2 minuti per lei. Esce Vinukova 2 minuti per lei, però io penso che ormai il vantaggio sia sufficiente per stare tranquilli. Allora ci sarà il 7 metri per Duran e quindi ovviamente Conversano può tornare a meno 3 e avere l'uomo in più per 2 minuti, ne mancano 3:30 alla fine. Vediamo, è un momento importante della partita, Iacovello non riesce a fermare Duran, infallibile dei 7 metri, gol numero 11 per lei, insomma 11 gol su 26 della squadra ospite, insomma sono davvero tanti. 2 minuti con l'inferiorità numerica, bisogna controllare la palla, non forzare, bisogna tenere il pallone il più possibile nella metà campo di Conversano, più 3 Iomi che attacca con Pavlik, non bisogna accelerare fino a quando non sarà indispensabile andare al tiro, bisogna congelare il possesso palla. Pavlik, la sterzata, c'è il fallo, finalmente gli arbitri fischiano. Importante questo possesso palla. Prast, la giovanissima Prast, sigilla la vittoria. Io penso che questo sia il gol della vittoria, non voglio questo dovendere la pelle dell'ultimo, però a 2 minuti e 30 dalla fine 4 gol sono secondo me sufficienti a portare. La Prass vedi una giocatrice giovane però di grossa personalità, perché si è assunta una responsabilità grossa in un momento importante, ha fatto anche un gol di pregevole fattura. Attenzione ora a Conversano che ci prova ancora e va in gol con Ganga. Non muore mai Nicola. Non muore mai, però è chiaro il tempo passa, 2 minuti alla fine più 3. Possesso palla. Dobbiamo fare, come dicevo, il buon trappo adesso Perina, possesso palla e soprattutto gestire questi 2 minuti, perché abbiamo 3 gol di vantaggio. Ecco, non bisogna forzare, anche se poi va a segnare, però la Pavlik evidentemente ha visto un corridoio libero e è andato a segnare. Ormai io penso che la partita è vinta. Sì, ormai si gioca solo per le statistiche, per fissare il punteggio, perché il punto esclamativo lo ha messo ora Avram con il recupero in difesa e si ferma la partita. Anche coach Nasta alza i pugni al cielo, si alza in piedi il pubblico della Palumbo. Massimo, è partita finita, la Iomi ha vinto. 4 gol a 1 minuto e 37 dalla fine, adesso c'è un time out, è praticamente impossibile che lo recupero. Una partita strameritata, partita che secondo tempo c'è, cioè molto equilibrata, forse addirittura leggera supremazia del Conversano nel primo tempo, ma secondo tempo schiacciati tatticamente, tecnicamente, atleticamente, come livello e tasso tecnico, cioè abbiamo detto a Conversano che loro sono i migliori, ma di gran lunga dopo di noi però. Lucia, se possiamo anche riepilogare un po' i gol delle ragazze di coach Nasta, mancano 100 secondi alla fine, però insomma avere un quadro della situazione. Sì, vediamo che Hock sia in attivo 6 conclusioni, Vinukova 9, Prass 3,
Avram 4 e Tachi 2, Belotti 1 e Coppola 4. Insomma, gli uomini che andate in gol con un po' tutte le giocatrici che coach Nasta ha schierato in questa partita. 31-27 il punteggio, ultimo minuto in arrivo, Iomi col pallone a disposizione, insomma partita in ghiaccio che non può più sfuggire dalle mani della squadra di coach Nasta che Massimo a questo punto chiude la regular season ancora una volta al primo posto. Sì, infatti poi nella fase successiva sarà meglio classificata. Gol di attacchi. Stava più 5, quindi la vittoria anche numericamente si è trasformata in grossa vittoria, cioè adesso vinciamo di forza, vinciamo di superiorità, più 5 è un risultato importante, importantissimo. Tra l'altro nella ripresa Conversano ha segnato finora solo 11 gol, insomma ha ridotto ulteriormente molto drasticamente la percentuale di realizzazione rispetto al primo tempo in cui era andata in segno 16 volte. Ci va ancora in gol adesso Duran, però cambia poco solo per le statistiche. Questo gol del meno 4, superiorità alla lunga schiacciante per la Iomi, 30 secondi alla fine, partita in cassaforte per la Iomi Salerno che se la giudica, 32-28 il punteggio con la Iomi che gestisce palla, Vignukova, Perettachi, passano i secondi, ormai tutto deciso, tutto scritto. 32-28, Pavlik ruba questo pallone, lo serve ad Avram e gol. 33-28, è finita la Iomi Salerno, batte Conversano 33-28, chiude la regular season al primo posto, vittoria strameritata per la formazione allenata da Giovanni Nasta che voleva fortemente questo successo. Ed ora molto bella queste immagini con tutta la squadra salernitana che va ad abbracciare Martina Iacovello, autrice di una partita maiuscola, grandissima partita per il portiere che ha sostituito più che degnamente Monica Prusse. Lucia, dicevi? No, vorrei che si vedesse questa immagine in cui Martina indossa una maglia in cui fa gli auguri a Monica e c'è l'abbraccio bellissimo tra i due estremi difensori, simbolo proprio che questa è una squadra molto unita e l'hanno dimostrato oggi, il gioco di squadra si è vista la Iomi che conosciamo. Iomi che chiude al primo posto la regular season, ma ovviamente è solo un traguardo parziale perché settimana prossima ci sarà la final eight di Coppa Italia in cui la squadra di Giovanni Nasta vorrà sicuramente onorare la vittoria dell'anno scorso e ripeterla se possibile e poi si penserà ai playoff. Però per questa sera è tutto, la Iomi può godersi la vittoria e il primato al termine della stagione regolare, ricordo il punteggio 33-28 per la Iomi PDO Salerno che lascia il campo fra gli applausi del pubblico entusiasta della palestra Palumbo. Per il momento è tutto, da Nicola Roberto un saluto e un ringraziamento.